Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Sampdoria-Napoli 2-0, risultato ottimo per la classifica e che finalmente ci riscatta. Finalmente, finalmente questo Napoli in gara. Vabbè ragazzi, in realtà era abbastanza prevedibile una vittoria contro la Sampdoria, soprattutto dopo la sconfitta contro l'Inter, però io oggi veramente ho temuto per il peggio per come ho visto la partita che iniziava, per subito per quel rigore sbagliato di Politano, perché il Napoli rischiava ragazzi di... scusate se muovo la videocamera, ma il Napoli rischiava di fottersi il cervello psicologicamente. Invece, cross di Mario Rui, anzi di Elmas se non sbaglio, zampatona di Osimhen nel secondo tempo, espulsione Samp e rigore. E il Napoli l'ha portata a casa. Grandissimi, grandissimi, grandissimi. Mi dispiace solamente per Kvara che purtroppo ragazzi non è in forma, non è in condizione. Deve recuperare, deve sicuramente essere più paziente con se stesso. L'ho visto veramente oggi molto frettoloso di voler fare gol, di voler riuscire a tutti i costi a fare una bella prestazione, a spaccare il mondo, ma per me si deve calmare un po'. Detto ciò, Napoli non ha rischiato quasi niente contro questa Sampdoria e questa forse è una delle cose migliori. Per il resto il Napoli, per quanto ha creato, ha segnato veramente poco. Detto ciò, per me non è un gran dramma, gran fraseggio, gran controlli oggi. In genere è difficile vincere a Genova, oggi l'abbiamo reso abbastanza facile, devo dire. E niente, sono felice perché adesso ci siamo riportati a più 7 sulla Juve. Alla prossima avremo la Juve in casa qui a Napoli. E io non lo so, il mio sogno sarebbe di andarmela a vedere qui al Maradona, però ho paura che le partite, i biglietti siano veramente tutti finiti. Devo vedere un po'. E comunque, raga, veramente tanta roba a livello di classifica e niente, una vittoria che veramente ci voleva. Sono felicissimo anche per Osimhen che è tornato al gol. Elmas si è rifatto con quel rigore. Politano, vabbè, ormai. Politano non è proprio un grande a tirare i rigori, però Spalletti ha azzeccato anche qualche cambio perché ha messo Ndombele, ha messo tutti i giocatori che hanno gestito bene la partita. Noi ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi, commentate, lasciate like. Ciao a tutti, sempre e comunque, forza Napoli!